commerciale Itaca, e oggi è la parte, diciamo, della premiazione di questo concorso che il centro, attraverso un sviluppo con insegnanti, presidi eccetera, ha voluto coinvolgere le scuole e i bambini con il concorso Idee Verdi. Lo spieghiamo, facciamo un piccolo riassunto. Il centro commerciale Itaca si è dotato di un impianto fotovoltaico, credo che voi sappiate che cos'è, insomma sono dei pannelli solari che prendono l'energia dal sole e poi ridanno energia elettrica. Questo non è soltanto per risparmiare, ma soprattutto correndo energia elettrica, ma soprattutto evitare di mettere nell'aria l'anidride carbonica, che è molto molto velenosa. Allora, fatta questa premessa, abbiamo voluto coinvolgere le scuole di tutto il territorio, che hanno partecipato veramente in maniera numerosissima. Venerdì c'è stata l'inaugurazione un po' dell'impianto fotovoltaico con la parte delle autorità, da parte degli organi interessati, il Ministero dell'Ambiente, la provincia, eccetera, eccetera. E in quell'occasione sono venuti anche dei rappresentanti di tutte le classi che hanno partecipato. Chi c'era venerdì alla inaugurazione? Alzi la mano. Ecco, vedete, era una sessantina, se ricordo bene, e quindi c'erano anche loro. Grazie. Allora, oggi invece andremo a effettuare la premiazione di tutte le classi, cioè non andiamo a premiare ciascun bambino, ma premiamo la classe che ha partecipato in rappresentanza dei bambini. Inoltre, il centro commerciale Itaca ha diciamo regalato, o regalerà nei prossimi giorni, un premio anche a tutte le scuole, che consiste, secondo la loro richiesta, che può essere una stampante, una fotocopiatrice, una macchina fotografica, insomma, o del materiale didattico. Tra l'altro io vedo, non so se ci sono altri direttori didattici, presidi, io ne ho visto uno qua, da questa parte, il professor Costanzo, se lo vedrà. Può venire un attimo, mi dispiace? Ci sono altri che io non ho individuato? Lei? Ah, eccolo! E beh, nascosta così, venga, professor Stratega, venga. Venga qui per cortesia. Questa è la parte dove potete salire sopra. Prego, si accomodi, venga qui. Non è nessuna premiazione, è sotto. Buonasera. Il collega della Foglione, buonasera. Il professor Forte? Il professor Forte dov'è? Magari si avvicina, diamo più fiato alle trombe, magari così riesce a sentire. Il professor Forte, se c'è, venga qua. Va bene, intanto continuiamo. Allora, in tutto questo volevo chiaramente sul palco il direttore del centro commerciale, che anche se oggi è la giornata sua libera, è voluto stare qui con noi naturalmente. Prego, eccolo qua, facciamo un applauso al nostro direttore, il dottor Nicola Luciano. Allora, scusa direttore, allora volevo intanto fare una domanda a volo a voi che siete, diciamo, il responsabile del comprensorio, dell'istituto dove fate, a cui i bambini fanno parte. Allora, secondo voi questa idea, questo concorso, ha stimolato molto i bambini? C'è stata una partecipazione? Oppure diciamo la verità, ma la maestra dice dobbiamo fare questo e loro va bene, lo facciamo? Ecco, diciamo le cose come stanno. È chiaro che è un stimolo in più, è un lavoro sull'ambiente che facciamo durante l'anno, perché lo abbiamo come punto di riferimento progettuale, però per loro è stata una grande festa, poi poter avere l'opportunità di venire qui, di visitare il centro, di vivere un'esperienza nuova è soprattutto meravigliosa, perché è avuto un'ottima idea. Grazie. Ecco, ho dimenticato di dire una cosa molto importante. I loro lavori non sono tutti, sono veramente tantissimi i bambini che hanno partecipato. E sono esposti, perché tante volte ne parlavamo con loro. La scuola, guardate, senza retorica, la scuola è veramente un luogo importantissimo, vitale, dove si svolgono, come diceva la professoressa, tante attività. E quindi la loro crescita culturale dipende dalla scuola. Allora, però spesso questi lavori che si fanno magari rimangono all'interno della scuola. Ecco, il centro, con l'idea appunto del direttore,
ha sviluppato anche il fatto di che questi lavori dovevano essere esposti nel centro. Allora, noi li abbiamo tenuti qui per alcuni giorni, poi oggi c'era questa premiazione e c'è anche questo spettacolo ed è un'eccezione. Pensate che questa compagnia ieri sera è tornata da Bari dove ha tenuto questo grande spettacolo che è il musical Pinocchio. Sono lì, ecco, sono lì e lì i loro, una parte sono rimasti qua e la maggior parte sono in quella zona lì dove, quindi c'è un lì. Credo che valga la pena di andare a vedere. Io ieri mi sono soffermato, sono sincero, a leggere, oltre che a guardare i loro disegni, ci sono delle cose meravigliose. Allora uno pensa, effettivamente, la fantasia del bambino, del ragazzo è unica. Allora se ci facciamo trasportare, coinvolgere, io dico come genitori, un po' di più da loro, forse faremo qualcosa di più e meglio per tutti, non solo per noi stessi, ma proprio per l'ambiente. Riposto da quest'altra parte col professor Costanzo, come è andato con il vostro istituto? Beh, andava benissimo, anche perché ovviamente, come diceva la collega, insomma ormai le scuole camminano insomma su questi binari fondamentali della didattica, insomma ogni scuola ha il suo referente ambientale, il suo referente all'ambiente, quindi è un'attività che noi normalmente facciamo. Ma la grande idea, insomma, voglio ringraziare personalmente insomma, la dirigenza in generale, il direttore in particolare, è stata che in effetti si è finalmente realizzata quella, diciamo, alleanza didattica tra scuola e società, dove spesso noi diamo così, facciamo dei lavori, stimoliamo i ragazzi a pensare ad alcune tematiche, però possono sembrare estremamente teoriche. Loro adesso hanno avuto la possibilità di dire: abbiamo studiato l'energia solare, abbiamo parlato di questa energia pulita, eccetera, e in questo momento loro ci danno la possibilità, il centro ci dà la possibilità di vedere come praticamente, effettivamente si è realizzato. E guardate, quello che si fa resta, quindi quando i bambini vedono la concretezza dei loro studi, rimane una pietra miliare nella loro crescita, e di questo voglio fare un pubblico ringraziamento a tutta l'organizzazione. Grazie. Come di Formia, che tra l'altro doveva esserci anche il professor Forte, non c'è, ma se c'è venga qui con noi. Allora, la classe, quarta classe, scuola primaria Carlo Collodi di Trivio, c'è qualche rappresentante? Personalmente vogliamo ringraziare, io a nome naturalmente dell'organizzazione e della direzione, tutte le maestre, facciamo un applauso perché hanno questo compito importante, un compito pesante di essere i principali artefici della vostra crescita artistica, culturale, la vostra formazione per il futuro, veramente importante. Allora, direttore, prima di iniziare facciamo un saluto e poi andiamo a iniziare con le premiazioni. Assolutamente sì, un saluto e un ringraziamento a tutti. E nulla, volevo dire, aggiungere qualcosa a quello che ha già aggiunto il professore, insomma. Noi, il Centro Itaca è un luogo d'incontro, è una moderna piazza, insomma, quindi noi abbiamo voluto fare la cassa da risonanza per un concetto molto importante, quello per l'ambiente, quello che le scuole già facevano in maggio già da tantissimo tempo. Qui si è creato proprio questa unione, questa sinergia importante, e quindi abbiamo amplificato un messaggio che va bene e vale per tutti quanti noi, dai più piccoli ai più grandi, per tutti i giorni della nostra vita, insomma. Grazie. Allora, abbiamo detto una rappresentante, i bambini stanno a giocare, sono rimasti a Trivio a giocare? Non credo. Allora, lei è rappresentante della? Io sono rappresentante della scuola Giovanni Pasco della Pollione, però allo stesso tempo rappresento anche la scuola di Trivio. Allora, la quarta classe, non so se poi c'è la quinta, c'è qualcuno della quinta? Quinta, scuola primaria Carlo Collodi di Trivio. C'è? Se c'è qualcuno venga qua. Uno, venga, insomma, forza, iniziamo con per questa. Allora, le targhe lo facciamo vedere. Chiedo scusa, sono tutte quante uguali, ma sono molto belle perché credo che abbiamo dovuto realizzare il simbolo del progetto,
eccolo qua, quindi il verde è il colore predominante naturalmente di tutto questo, mostra concorso idee verdi delle scuole elementari di Formia, eccole qua, quindi c'è simbolo, prego, allora possiamo consegnare alla quarta classe, consegniamo anche lei la quinta? Allora, quinta, poi scendendo le sue portiere tutte, quinta classe, poi non vuol sapere, quarta classe scuola primaria Collodi, primaria Pascoli di Castagneto, c'è? Intanto ci prepariamo con l'istituto comprensivo Dante Alighieri di Formia e l'istituto. Allora, dove sta il professor Forte? Proprio qua. Qui. Siamo pronti in questo centro commerciale che ha avuto l'idea di tante risate di mettere idea la giusta del dottor Nicola Luciano che abbiamo qui logo del musical Pinocchio, va bene, eccolo qua, e che vogliamo consegnare a lui in segno di affetto, di amicizia, di riconoscimento, perché sta supportando queste idee che si sono poi rivelate vincenti a tutti i costi e quindi siamo ben contenti, felici. Ecco, allora, il direttore, il dottor Nicola Luciano, per il suo impegno. Eccolo qua. Facciamo un applauso, grazie. Grazie, grazie.